Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. Ehi, non ci lasciare. Restate in ascolto. Tra poco la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Per una pubblicità dinamica e vincente, affidati a noi. Affidati ai pionieri delle radio libere degli anni 70. La nostra comprovata esperienza ti consiglierà il modo giusto per la promozione dei tuoi servizi o del tuo prodotto. Affida il tuo nome e il tuo marchio ai professionisti di ieri per il tuo successo commerciale di oggi. Per la pubblicità su Radio Stap, chiama il numero 340 7559 392. La scelta vincente. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui, pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che mio nipote, per accendere il cellulare, mette il pollice sullo schermo. Mi sembra un film di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me, ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Anvedi, un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi! E quello cos'è? Un Revox! Ma questo è un emittente degli anni 70! Fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre? Altro che chattare coi social! Ma ricordi gli amici del muretto? Giocare al flipper nel bar? E la tua 500 dove tenevi il pallone e il plaid per andare al mare per stendersi sulla sabbia? Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stap Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. E come sempre vi auguro il miglior ascolto e la più cordiale buonasera a tutti voi che immancabilmente ormai da diverso tempo seguite Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in radio, prima ballo in TV, ballo in radio, comunque la stessa cosa. Non a caso abbiamo la guida che si chiama Il Ballo in TV e viene pubblicata sul nostro canale che ci ospita, cosedeballo.altervista.org. Qui potete andare a leggere di volta in volta o anche adesso in tempo reale se vi collegate tutti gli argomenti che vengono trattati, quindi in anteprima in maniera posticipata con un po' di commento da parte dei redattori su quanto viene discusso e dibattuto qui durante la trasmissione. Trasmissione che in ogni puntata ci sta dando veramente tantissime soddisfazioni, perché abbiamo ogni settimana un numero di contatti sempre in crescita. Pensate che la scorsa puntata, solamente con la diretta, abbiamo avuto oltre 40 contatti, e questo è un record, perché le trasmissioni in radio, in internet e anche in televisione internet generalmente funzionano in podcasting, che vuol dire funzionano dopo che tu la pubblichi. Auguriamo di fare altrettanto questa sera con la puntata che è la numero 80, quindi raggiungiamo questa cifra cosiddetta tonda, e parlando sempre di tutti gli argomenti che ci accomunano, il ballo, la danza, tutte le problematiche che saranno tanti. E subito diamo immediatamente l'indirizzo se ci sono ospiti che vogliono intervenire in diretta telefonica durante la trasmissione, magari per esporre argomenti, per parlarci delle vostre serate di ballo, delle vostre balere, di dove siete a suonare, cosa state organizzando, spettacoli, teatro, insomma tutto quello che è ballo e spettacolo. Cosa dovete fare? Molto semplice, andate sul gruppo pubblico
pubblico del Club Amici di Musicando su Facebook. Tutti avete Facebook, quindi o WhatsApp o Facebook. Noi abbiamo scelto questo media nel quale siamo presenti, pensate, dal 2008. Siamo tra i primi, appena approdò in Italia siamo stati tra i primi a usufruire di questo media. Allora, su Facebook cercate Club Amici di Musicando, scorrete il portale, c'è il banner della puntata di oggi, poi c'è la tessera del club. Ecco, per chi desidera la tessera ci sono delle agevolazioni nei locali da ballo, nei ristoranti, e soprattutto abbiamo fatto anche degli accordi per le gare di ballo, per i ballerini, quindi è importante acquisire la tessera del Club Musicando. E allora, nei messaggi del club ci indirizzate il vostro numero telefonico, noi più tardi, dopo le ore 21:40, vi richiamiamo e vi mandiamo in diretta per esporre i vostri argomenti di ballo, danza, insomma, per parlare insieme qui in diretta telefonica su Il Ballo in Radio. Poi dobbiamo immediatamente annunciare quello che sono gli argomenti, per questo quindi io mi collego a cosedeballo.altervista.org attraverso la nostra pagina del club. Gli argomenti della puntata di Musicando Il Ballo in Radio di lunedì 10 ottobre, vi leggo quanto abbiamo pubblicato in anteprima. Lunedì alle ore 21 in diretta su stapparadio.it potete ascoltare un'analisi che riguarda il ballo sportivo da gara, con alcune esposizioni dettate dalla direzione artistica attraverso maestri di ballo su come gestire all'interno dei club la divisione degli allievi in due settori, quelli che riguardano il ballo del sabato sera e coloro che invece vogliono esprimersi in un contesto più competitivo, trovando in questo una sorta emotiva maggiore. Inoltre, nel corso del programma interverranno in diretta telefonica alcuni insegnanti ed altri operatori del settore per esporre le loro argomentazioni. Allora, tra pochi minuti stiamo per collegarci con un insegnante di danze orientali. Ben sapete che noi del ballo in TV, ballo in radio, analizziamo il ballo a 360 gradi, non ci occupiamo solamente dei latini, degli standard, del liscio, delle balere. I nostri promo che dicono Musicando tutto quello che è ballo. Musicando tutto quello che è ballo. Eccolo qui, la regia ce l'ha fatto ascoltare, e questo da sempre. Ecco perché in tanti anni abbiamo acquisito gradimento e siamo diventati uno dei programmi leader, proprio perché parliamo di tutto quello che è ballo. E allora un veloce station break da parte del nostro tecnico del suono e poi prima diretta telefonica per entrare nel vivo di queste danze particolari come le danze orientali. A tra poco. La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando Il Ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stab, chiama il numero 340 75 59 392. Torniamo insieme dopo il blocco pubblicitario e siamo pronti a collegarci telefonicamente con altri addetti ai lavori. Abbiamo un'insegnante, maestra, ballerina, non so come definirla, adesso ce lo dirà lei. Francesca Viozzi da Latina, insegnante, io penso, di danze orientali, giusto Francesca? Ciao Tony, grazie, sì, grazie intanto per questo intervento che mi fai fare. Sì, insegno le danze orientali del ventre, danze Bollywood, danza etnica, insomma mi occupo un po' di tutto quello che è il panorama della musica etnica. Sentimi, ascoltami, siamo a Latina, dove precisamente, se c'è qualcuno della zona che magari interessa venire a praticare queste danze orientali? Allora, a Latina ci trovate in via Nascosa, veranda del benessere e via Nascosa. Quindi siamo alla periferia di Latina, un posto in mezzo alla campagna straordinario, a due passi anche dal centro, perché Latina poi la conosciamo, è quella che è. Ascolta Francesca, tu che rapporto hai con la danza orientale? Da quanto tempo ti sei introdotta in questo ambiente? Allora, guarda, questa danza l'ho conosciuta praticamente 20 anni fa, era il 2000 quando l'ho vista la prima volta, e in realtà poi non l'ho vista io direttamente, è stata una conoscenza che mi è arrivata tramite un'altra nostra collega che abbiamo in comune, no? Mia sorella Manuela Viozzi, l'altra insegnante che abbiamo nel nostro staff. Lei l'aveva notata e mi ci ha fatto appassionare, io ho cominciato a frequentare le prime lezioni e poi piano piano è iniziato uno studio e un lungo percorso. Ecco, cos'è che ti ha appassionato di questa danza? Beh,
Guarda, sicuramente il fascino che un po' risiede proprio in questa danza, un fascino un po' ancestrale, legato proprio alle movenze del femminile, sono le prime cose che un po' mi hanno colpito. Però poi per durare nello studio e per, diciamo, scoprirla in modo molto più approfondito, sicuramente ci è voluto altro, ecco, una passione anche proprio per quel tipo di cultura così diversa dalla nostra. Allora, tu sei un insegnante, quindi devi trasmettere adesso agli altri, quindi da allieva, poi hai percorso tutta questa strada, sei diventata insegnante. Che difficoltà trovi nel trasferire poi agli allievi questo tipo di danza? Ma guarda, io ti devo dire, difficoltà è soltanto il fatto di superare i primi scogli, che però si ha un po' in tutti gli studi, anche se c'è una passione. Ovviamente la passione poi non basta a superare i tecnicismi e lo studio che una qualunque disciplina comporta. E ti devo dire che quando gli allievi superano questa prima parte, poi è come se si aprisse qualcosa in automatico che fluisce. Io a quel punto divento soltanto un po' la guida, no? Perché poi tutto arriva piano piano e si scioglie. Che importanza date voi all'abbigliamento, agli accessori spesso scenografici che adottate? Beh, tu hai visto quando noi partecipiamo agli eventi che organizzate, c'è un'importanza, diciamo, di un certo rilievo per questo aspetto, ma è proprio il tipo di danza che lo prevede. Quindi è insito, praticamente l'abbigliamento insito poi dello sviluppo della coreografia. Diciamo che sicuramente l'aspetto scenografico amplifica l'effetto di queste danze, capito? La costumistica è importante, la scelta stilistica, anche quando si vuole coreografare, si dà molta importanza agli accessori, agli strumenti che si andranno ad utilizzare. È un po' tutto un ambiente tutto artistico, insomma. Tu sai che io vado a trovare il pelo nell'uovo come prima trasmissione sul ballo a 360 gradi, per cui adesso parliamo, non ne parla nessuno, parliamo delle musiche. C'è una ricerca musicale? Ci sono degli album musicali che tu vai a trovare, a ripescare? Ecco, come avviene poi la scelta nell'informazione, poi nel trovare le musiche adatte? Ma la scelta è particolare. All'inizio sì, magari si utilizzano delle musiche anche un po' più orecchiabili e un po' più conosciute, si va più sul genere commerciale, ma proprio anche per far un po' avvicinare la persona a quello stile. Dopo, il passaggio successivo è andare sicuramente sulle cose tradizionali e folcloristiche, perché sono quelle più pure, meno contaminate, e lì la ricerca viene comunque dall'incontro molto spesso con i maestri e i percussionisti, i suonatori che fanno questo tipo di musica originale e pura da trasferire. Quindi tu conoscerai degli autori musicali, avrai una cultura per quanto riguarda poi le musiche stesse? Certo, ovviamente bisogna reperire del buon materiale, ecco, sì, ci sono autori veramente, insomma, che hanno fatto un po' dei brani che poi sono delle pietre miliari. Ecco. Ecco, mi fai un nome curioso, noi dobbiamo fare informazione, citami almeno un paio di canzoni di autori che nel tuo settore spopolano, possiamo dire, o che perlomeno dagli insegnanti sono più adottate. Guarda, secondo me forse quello che è rimasto un po' più noto è Cheb Khaled, perché ha fatto delle buone cover su delle musiche che poi sono arrivate, ecco, nel panorama un po' più commerciale. E poi ci sono anche altri autori che producono della buona musica un po' pop, però ecco, che devo dire che rimane divertente, come Natasha Atlas, per esempio. Mm-hmm. Oppure, non so, chi mi viene in mente, Hakim, un bravissimo cantante di questo settore. Sono tutte musiche che poi, insomma, variano, ecco, dal tradizionale al moderno. Ecco, Francesca, immagino che però negli anni 2000 tu avrai cominciato a ballare con Alabina e Shakira.
Sì, beh, ti ho detto, in realtà quando ho cominciato poi è un po' normale che si parte un po' giocando su questa cosa, quindi sì, alla vena sicuramente è una di quelle musiche che si usano molto, ma poi bisogna sempre considerare l'aspetto, dai, anche divertente del gioco, no? Non bisogna sempre andare solo sulle cose più impegnative, è bello anche divertirsi in questo ambito. Senti, ovviamente la danza orientale è solo femminile? Io so di no. Era una domanda trabocchetto, perché tu sai, io da addetto al ballo sono neutro in questo momento, quindi devo fare l'ignorante, e quindi non solamente donne. No, no, assolutamente, anzi abbiamo tanti bravissimi insegnanti uomini, e poi ci sono proprio danze esclusivamente del maschile, ecco. Bollywood? Nella Bollywood sì, troviamo proprio le parti maschili, ma anche nel ramo, diciamo, più medio orientale, anche lì ci sono danze danzate esclusivamente dagli uomini, oppure dagli uomini e dalle donne insieme, insomma non è proprio così come si pensa, che è solo per il femminile, c'è anche una buona parte di maschile. Però io penso, non so, correggimi se sbaglio, che l'uomo italiano, che il maschio italiano ha difficoltà ad avvicinarsi a questo tipo di ballo. Io lo vedo anche nei latini, insomma, si sentono, devono assumere determinati atteggiamenti che gli inducono magari a delle movenze un po' più femminileggianti. Sbaglio? Ma guarda, almeno quello che riscontro io, che sono un po' di anni che provo a trasmettere questa danza ai maschietti, anche è più una difficoltà culturale, ma è un giusto scoglio, se vogliamo, perché comunque poi qui in Italia, come danze etniche, l'uomo ha le proprie danze etniche, magari è più facile farli avvicinare a delle tamburiate piuttosto che a dei saltarelli o a delle pizziche, perché le riconoscono più come i loro ruoli, mentre mi resta più difficile trasmettere delle danze appunto orientali, dove la movenza è proprio completamente differente e giustamente non la riconoscono, quindi lì ci vuole veramente una gran passione per superare questo scoglio. Allora confermi che c'è questo scoglio culturale del ballerino italiano? Eh sì, almeno per quanto riguarda, ecco, questi settori orientali che definisco io. Sul campo del latinoamericano, oddio, non ti saprei dire, non è proprio il campo su cui ho esercitato di più l'insegnamento, non ti saprei dire. Vedo che comunque c'è tantissima affluenza, per esempio nel settore caraibico, vedo tanti maschietti, anche nel tango argentino li vedo molto partecipi. Senti, ascolta, un paio di cose, poi chiudiamo questo intervento, sai che abbiamo 10-15 minuti che dedichiamo a chi fa richiesta di intervenire, poi penso una bella occasione, questo è l'unico programma che parla di ballo che dà occasione agli addetti ai lavori di esprimere il loro lavoro. Ascolta Francesca, adesso vediamo quello che è il fenomeno della competizione. Voi nel corso degli anni passati avete partecipato al Gran Premio del Lazio, altre gare in giro. Che cos'è poi alla fine la competizione per voi? Ma guarda, questa cosa che noi facciamo per le allieve è un'occasione di crescita e di esplorazione di se stesse, mettersi in gioco attraverso quello che si studia durante l'anno e anche, diciamo, portando in campo quello che è lo spirito di gruppo, che noi in particolar modo già lavoriamo col discorso della comunanza femminile, quella che noi chiamiamo la sorellanza al nostro interno. Quindi è soltanto un po' un rafforzare qualcosa che già ci diciamo durante il corso. E poi sì, anche entrare in gioco con se stessi e con gli altri, secondo me è una bellissima occasione di scambio quella che organizzate, quindi continuate così, insomma. Senti, ascolta un attimo, poi c'è anche questo discorso che abbiamo introdotto, come tu ben sai, della danza libera per ballerini solisti, quindi non solamente in gruppo, ma semplici ballerine che hanno o caratteristiche orientali o di altre discipline, che in maniera singola possono esprimersi e magari essere giudicati da un corpo di giudici. Sì, che ne pensi di questo aspetto? Questa cosa a noi sì, è stata veramente una cosa che ci è venuta tantissimo incontro. Perché? Perché nel nostro settore, come tu sai, si lavora in gruppo, ma anche tantissimo lavora la danzatrice solista.
cioè noi abbiamo proprio questo ruolo anche della solista, quindi per noi quando avete riattivato questo settore è stato proprio wow, che bello, così possiamo esprimerci anche da sole. È una caratteristica proprio della danza orientale che nasce tra questo scambio tra la percussionista e tra il percussionista o la percussionista e la danzatrice. Questa è proprio una formula tipica della danza del ventre. Senti, e tu saprai che il 23 prossimo c'è una competizione, sarete con noi? Certo, ovviamente, noi non mancheremo mai alle vostre competizioni. Anche perché la prima, insomma, cioè, sai, la prima è come il primo giorno di scuola, tu vuoi trovare i compagni dello scorso anno, vedere. Quindi, insomma, mi pare di comprendere che partecipare alla gara è come mettere in pratica quello che tu insegni o quello che tu impari durante le lezioni settimanali. Quindi è importante, okay, perché altrimenti non ci sarebbe modo poi, no, per far vedere agli altri quello che tu hai fatto in palestra. È vero, sì, beh, noi abbiamo poi anche altre occasioni quando partecipiamo ad altri eventi, certo, facciamo serate, queste cose fortunatamente non ci mancano, però la gara è una cosa che è importante farla per noi, ha creato veramente una bellissima sinergia e ha una motivazione negli allievi a voler dire ok, allora questo punteggio oggi è andato così, la prossima volta voglio fare qualcosa in più, quindi mi sembra un'ottima occasione. Una sorta di esame. Senti, adesso però ti faccio l'ultima domanda, perché gli ascoltatori devono sapere che tu, oltre ad essere insegnante, ballerina, hai fatto anche delle esibizioni in qualche competizione dove hai partecipato, tu sei anche un'attrice. Ti ho visto anche io al teatro, stando comodamente seduto al Ponchielli di Latina, e ti ho visto come attrice sul palco. Ecco, parlaci di questo ruolo. Guarda, va bene, attrice è una parola grande. Io studio teatro con il mio fantastico maestro Alessandro Simonini della Holy Stage di Roma, del CSM di Franco Miseria. Rientra un po' in una mia passione, ma anche un completamento di quello che è il mio percorso di studi, nel senso che poi la danza ha bisogno anche di, si nutre anche di altri elementi, non è una cosa fine a se stessa. Perché c'è bisogno di un'espressione anche nella danza, quello che forse molti tengono in secondo piano. Appunto, sì, sottovalutano questo aspetto, invece ecco, l'espressività è importante, e io mi sono accorta che poi studiando il teatro questa cosa poi mi ha aiutato tanto a completare questo aspetto. Non solo, volevo citare anche il mio maestro di percussioni Samir El Turchi, che completa ulteriormente la mia formazione nello studio della darbuka e degli strumenti arabi, che abbiamo l'occasione di avere con noi circa una volta al mese, perché lui si sposta molto perché è un insegnante internazionale. Per non spaventare le persone che vabbè, ma io non andrò mai a un corso di danza orientale, qualcosa da parte tua per non scoraggiare chi vuole avvicinarsi alla danza orientale? No, ma io non voglio scoraggiare, io invece voglio incitare, invogliare tutte le donne, insomma, a provare almeno una lezione di prova. Venite con me a Latina tutti i martedì sera dalle 19:30 in poi, venite e provate. Solo provando vi renderete conto che si apre un panorama al femminile, tutte le donne, tutte le età e tutte le forme, questo è il nostro slogan, per cominciare un percorso, perché non provare? Come stanno le dive idee? Sì, le nostre dive idee si stanno preparando per il 23, quindi sono tutte emozionate. Aspetta, perché chi ci ascolta dice, questi si stanno parlando tra di loro, cosa sono queste dive idee? Le dive idee è il nome del mio gruppo folcloristico di danza del ventre che ho creato qualche anno fa. Abbiamo messo su questo gruppo al femminile dove giriamo un po' per la provincia, non solo, ci stiamo cominciando a spostare anche fuori e portiamo un po' tutto il nostro lavoro in giro e siamo stati, ecco, tutto l'anno scorso anche da voi, abbiamo partecipato a tutto il campionato e rappresentiamo un po' il nostro stile di danza del ventre che noi definiamo danza della donna. Guardi, io ti faccio un invito pubblico, io ho un bel locale che si trova un po' lontanuccio da dove siete voi, sta a Sutri in provincia di Viterbo, noi ogni tanto ci raduniamo lì, abbiamo anche degli ospiti di ballo, per cui se vi va siete ospiti a cena, se ci fate un numero io vi invito, quando sarete liberi
tanto ci siamo quasi un paio di volte al mese, per cui è un invito che io rifaccio pubblico perché voglio diffondere questa vostra idea. E poi, ecco, per chiudere, Francesca, con un insegnante così avete sentito quanto è preparata, fa teatro, fa questo, fa quell'altro, cioè quando parlo con te, Francesca, c'è questa sorta di tranquillità di che tu emani attraverso la tua voce, per cui, ecco, come non si può non venire in una lezione con Francesca Viozzi. Allora io ti ringrazio, Francesca, il nostro canale radiofonico è sempre a disposizione ogni volta che tu vorrai esporre le novità, le vostre serate, dove siete, noi siamo qui pronti ad accogliere quello che sono i vostri lavori. Grazie, Francesca. Tony, grazie, sei un grande e noi accogliamo il tuo invito e ci vediamo presto a Sutri, allora. D'accordo. Senti, Francesca, io ti rimando il grande perché i grandi non sempre fanno una buona fine. Sono una persona al quale piace tanto la passione del ballo, la voglio condividere con voi e spero di mettere questo mio canale a disposizione per promuovere e far crescere questo ballo che è importante come attività psicofisico-motoria. Certo, ovviamente il ballo è un aiuto proprio per questo aspetto del benessere, a prescindere insomma dagli stili, dai gusti e tutto quanto. Grazie Francesca, alla prossima occasione con il ballo in radio, ciao. Ciao Tony. Di più di un programma televisivo c'è Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Notizie, servizi, telecronache, interviste, giochi, attualità e non solo. Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Dal 1998 il primo settimanale di informazione dedicato al ballo. Torniamo in diretta e come vedete cerchiamo di ampliare veramente a largo raggio quello che sono le tematiche di tutte le varie discipline, di tutte le varie componenti del ballo, della danza, della musica, di questa grande passione. Però una cosa la devo dire, se adesso mi chiamerà al telefono un'altra Francesca, non Francesca l'insegnante di danze orientali che abbiamo ascoltato prima, ma un'altra Francesca che fa la cantante, vedrete che anche lei mi dirà che io sono grande. Vi giuro che questo appellativo che diversi mi affibbiano mi porta effettivo disagio, perché io qui vorrei fare una trasmissione pubblica, aperta a tutti, cerco di essere il moderatore più o meno di quello che accade in maniera super partes, poi involontariamente queste persone mi danno questo appellativo così pubblico in diretta che nemmeno me lo aspetto e credetemi mi sento veramente a disagio, tanto è vero che rispondo in quei termini a queste persone che mi appellano in questo modo. Poi non so cosa vedete di me in grande, anche perché io attraverso questo lavoro cerco di fare del bene al tutto il settore, di dare lo spazio a voi per parlare. Come vedete io non interrompo, non so se voi andate in giro, e l'ho scritto anche sui blog, ad ascoltare altre radio, altre televisioni, l'ospite che viene al telefono oppure che siede nei salotti televisivi spesso è sovrastato, è interrotto dal conduttore, si parlano addosso, chi sta a casa non capisce niente delle discussioni in studio. Come vedete io lascio ampio spazio a chi viene in diretta, perché così deve essere la trasmissione. Un argomento deve essere esposto fino al termine da parte di chi viene ospitato a esporre quello che sono le argomentazioni che fanno parte del suo lavoro. E poi non credevo che il ballo in radio potesse avere una presa su tutti voi, anche perché il ballo è sempre stato televisivo. Noi per 20 anni lo abbiamo fatto in televisione, abbiamo fatto vedere i ballerini che ballano. E invece mi sto rendendo conto che il ballo parlato attraverso questa trasmissione, e non lo so veramente, ha un'alchimia particolare che cattura l'attenzione di chi poi è appassionato di questa bella materia. Tra pochi minuti un altro addetto ai lavori, un altro grande maestro di ballo col quale amplieremo ancora le discussioni su queste tematiche. Non parleremo di danze orientali ma di altri tipi di ballo e gli argomenti non saranno da meno. Voglio ricordare chi desidera intervenire in diretta telefonica sul gruppo pubblico di Facebook Club Amici di Musicando, inviate un messaggio con il vostro telefono, noi vi chiamiamo e vi mandiamo in diretta. Oh, cari amici, colleghi, ragazzi, ascoltatori, io non faccio distinzione fra tessera, fra enti, io sono di quell'ente, sono di quell'altro ente. Guardate, qui siamo al di sopra delle parti, qui tutti possono intervenire a esprimere quello che sono le loro opinioni, il loro lavoro sul ballo e la danza. L'importante che insieme riusciamo a far crescere questo settore. Linea al nostro tecnico del suono, a tra poco.
Ritorna l'emozione di allacciare le scarpe da ballo, la frenesia di indossare l'abito adatto, la gioia di applicare il numero di gara, la forza e l'entusiasmo di riprovare a vincere. Si apre la nuova stagione delle grandi competizioni di ballo, Coppa Fibes Dancing Match, il primo torneo di ballo unico e spettacolare nel suo genere, con gara integrata per balli in squadra ed una semplice combinata per balli in coppia. Coppa Fibes Dancing Match, torneo di ballo in giornata unica. Tutti possono partecipare, anche se affiliati con altri enti. La quota di partecipazione, come sempre, è popolare. Tutte le informazioni e i regolamenti li trovi nel sito fibesroma.altervista.org oppure scrivendo Coppa Fibes nei motori di ricerca. Coppa Fibes Dancing Match. Ricominciano le grandi giornate di ballo, sport e spettacolo. Si avvisano gli interessati che la Coppa Fibes si svolgerà domenica 23 ottobre alle ore 10:30 presso il centro sportivo Rondinella, sito a Palestrina in provincia di Roma. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando Il Ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stab, chiama il numero 340 75 59392. Sei all'ascolto di Musicando Il Ballo in Radio. Torniamo in diretta dopo il blocco pubblicitario e ci colleghiamo con un altro addetto ai lavori veramente di rilievo, ancora una volta con la provincia di Latina, questa volta però nella città di Cisterna, con il maestro Marco Valente. Buonasera Marco. Buonasera Tony, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Come stai Marco? Cosa fai di bello in questi periodi? Tutto bene, stanno riniziando, sono riniziati. Cambiate di settimana in settimana, dalla Migliara 49, cambiate Migliara. Dove siete stati sabato? Cosa, raccontaci un po' com'è stata la serata. Al sabato sera siamo stati al Dancing da Marino, alla Migliara 47, via del Tomarone. Beh, noi là ci andiamo spesso, andiamo almeno una volta, una barra due volte al mese di sabato con la nostra orchestra, l'orchestra Rolando Liscio e Simpatia. Tu sai che ne faccio parte, sono il cantante, uno dei due cantanti dell'orchestra, a parte l'attività logicamente principale che è quella del maestro di ballo. Ecco, senti Marco, una domanda tecnica, da locale a locale voi dovete cambiare repertorio oppure magari avete un vostro repertorio base della serie Chi ci ama ci segue? Sai che ogni locale ha le sue tendenze, le sue caratteristiche. Ecco, bravo, logicamente ogni locale ha le sue caratteristiche e la sua clientela, quindi ci sono dei locali. Quindi noi abbiamo un repertorio base sul quale, diciamo, ci basiamo, che va bene un po' per tutti, però a questo va arricchito, questo repertorio va arricchito di volta in volta con pezzi diversi a seconda del locale e della clientela che abbiamo. Poi logicamente ci sono sempre le richieste dei clienti che chiedono il pezzo piuttosto che l'altro, e quindi è un repertorio sempre in continuo movimento. Oltretutto proprio sabato scorso abbiamo diciamo inaugurato il repertorio nuovo per l'inverno, per tutto l'inverno che sta per iniziare, insomma. C'è un pezzo in questo avvio di stagione invernale che tira più degli altri, una novità musicale che state lanciando? Allora, diciamo che potrebbe essere una novità, se così si può dire, anche se effettivamente richiama un po', è una cover di un pezzo antico, vecchio. Se vogliamo, Gigi D'Alessio ha fatto delle cover di pezzi storici napoletani, praticamente rielaborate a ritmo latinoamericani. Ad esempio, in questo caso sta andando molto un cha-cha-cha o Sarracino, che è conosciutissimo ormai, antico, però lui l'ha rielaborato completamente. È un cha-cha-cha che va tantissimo. Insieme a questo, ad esempio, un pezzo di Zucchero, Partigiano Reggiano, che è un pezzo che va tantissimo, un Alligalli di quelli proprio alla grande, insomma. Mi sai spiegare come mai da balera a balera, anche a distanza di una migliara, c'è una moda differente nel ballare, quindi un atteggiamento del pubblico a ballare? Questo forse deriva dal maestro di turno che frequenta quella sala, oppure dal pubblico. Sei in grado di definire come mai questa differenza e non c'è un ballo globale per tutti? Ma un po' deriva dal discorso che facevi te, giustamente, dai maestri che frequentano le varie sale.
ma non è detto sempre così, perché molte sale non sono frequentate per forza di cose da maestri di ballo, anzi sono frequentate da persone che normalmente vanno in sala per ballare, per divertirsi e basta, senza al seguito di nessuno, non dei maestri per dicendo, ma molto deriva anche dal locale stesso. Logicamente ci sono dei locali che hanno una clientela un po' più bassa di età, diciamo, di più bassa, un po' più giovani, e altri un po' meno, quindi le richieste saranno completamente diverse da sala a sala da ballo, ma è anche meglio così, guarda Tony, te lo dico da addetto ai lavori, perché sarebbe noiosissimo se non fare un repertorio unico in ogni sala tutti i sabati e tutte le domeniche che noi suoniamo per tutto l'inverno, sì, sinceramente. È bene anche così, insomma, è bene avere delle persone anche diverse, con diverse richieste, che ti fanno anche suonare i pezzi che tu un po' di tempo che non suoni, invece sono belli lo stesso e vanno benissimo, e sono belli anche da ballare. Voi che siete una grande orchestra, che girate molto i locali del Pontino e non solo, secondo te vedi che c'è un ricambio generazionale? Qualche giovane si vede, oppure fra qualche anno dobbiamo cambiare mestiere? Come la vedi tu, che proprio tocchi il polso della situazione con le serate? Guarda, io ti dico sinceramente, il ricambio generazionale c'è, ce n'è tanto pure, ce n'è anche tanto. Non ci sono molti ragazzetti, diciamo, ragazzetto, in sala da ballo il ragazzo di 15-16 anni è sempre stato difficile vederlo. Sì. Per giovani in sala da ballo, per giovani si intende comunque persone sulla trentina, che sono comunque giovani, ecco già, e lì se ne vedono tante, noi ne vediamo tante, anche perché noi, il seguito nostro è un seguito molto, molto giovane, quindi è un gruppo misto, i nostri fan, quelli che vengono insieme a noi, sono comunque un gruppo misto, e quindi molti sono giovani, molti sono di tutte le età, diciamo, e quindi le richieste sono svariate. Si passa da, ad esempio, noi sabato sera abbiamo fatto un pezzo storico come Siamo gente de Borgata, che è una canzone che la gente ama, canta tutta insieme, appunto, e siamo passati da quello a, che ne so, a Duel e Corazon di Enrique Iglesias, cioè siamo passati a delle cose talmente diverse tra loro che, insomma, le generazioni proprio sono state certo. Abbiamo risposto a tutto. Una domanda tecnica te la devo fare, perché siamo il Ballo in Radio, Ballo in TV, siamo a 360 gradi, dobbiamo toccare tutte le problematiche. Tu, girando quindi tutti i locali, come ho detto prima, pensi che i gestori o i proprietari dei locali dovrebbero modificare, fare qualcosa in più per prendere forse magari una cerchia di pubblico più giovane? Hai un suggerimento che tu pensi, con tanta esperienza, di dare così in due secondi? Guarda, di suggerimenti ce ne sarebbero tanti, diciamo, secondo me il suggerimento, più devo essere sincero, più che ai locali, li vorrei ricordare ai miei colleghi maestri, perché maestri di ballo o maestri di musica, Marco? Maestri di ballo, io sono maestro di ballo, certo. È un cantante, ma soprattutto un maestro di ballo. E è importante che i maestri di ballo, quando hanno di fronte i propri allievi in palestra, in una scuola di ballo, gli spieghino molto semplicemente che il rispetto per gli altri e per le altre scuole è la cosa principale, che quello che noto io, e sinceramente secondo me è lì che dovremmo migliorare anche a livello proprio di, diciamo, sia di scuole che come ballerini, e rispettare gli altri, perché molte volte andando a suonare vediamo di fronte a noi magari delle scuole che, diciamo, non stanno vicine, non stanno bene insieme, ecco, come dire. Tutto questo è legato a piccole stupidate che sinceramente si vada di ballare, il ballo è divertimento, arte, e quando si parla di arte uno dovrebbe farlo per divertirsi. Bravo. Quindi, Marco, cioè, io lo dico sempre ai miei allievi, nel momento in cui uno smette di divertirsi nel ballo è meglio che smetta di ballare, perché se non c'è divertimento è inutile. Affronteremo questo tema nella seconda parte del Ballo in Radio, con dei temi forti e importanti che abbiamo programmato, e quindi secondo me chi è insegnante deve anche insegnare le buone maniere al proprio allievo. Ma questo mi sembra, io penso che sia il minimo, perché comunque il maestro di ballo non è che si può limitare, si deve limitare all'insegnamento dei passi e basta. La danza, il ballo è tutto, compreso anche logicamente l'atteggiamento che si deve avere su di un palco, di fronte alla gente in caso di esibizioni, ma soprattutto il sabato sera di fronte in mezzo alle altre persone. Allora, Marco, io ti interrompo, scusami, allora tu non sei uno di quei maestri che subito alla lezione accende lo stereo e cominciamo a ballare, quindi mi fai capire che tu ti intrattieni con loro anche a discutere di queste norme comportamentali. I miei allievi lo conoscono, lo sanno benissimo, loro devono rispettare gli altri e logicamente pretendere anche il rispetto dagli altri.
e penso che sia la cosa più importante. Difatti noi sinceramente, io dico e posso vantarmi di questo, non abbiamo, i miei allievi non hanno mai avuto problemi con nessun'altra scuola di ballo, e ti posso garantire che questo non è, purtroppo non è così normale. Lo so, lo so, ma lo vediamo alle competizioni, le frecciatine, quelle così e quelle colà e quello non al fisico e quello di là, sono, ecco, come hai detto tu, delle, diciamo, atteggiamenti che non fanno bene alla crescita del nostro settore. Allora ti dico ancora di più, se noi parlassimo esclusivamente di sport potrei capirle qualche frecciatina, la potrei anche capire, perché lì c'è in ballo una coppa, c'è l'agonismo, c'è in ballo qualcosa, c'è l'agonismo, e quindi è normale che ci sia. Non lo capisco sinceramente all'interno di una sala da ballo, perché all'interno di una sala da ballo dovrebbe vigere solo il rispetto e il divertimento puro. Se non c'è, non è più divertimento e diventa qualcos'altro, e quello non è il ballo, non è la danza, non è quello che facciamo noi da tanti anni, insomma. Ecco Marco, ma come facciamo a mettere insieme il ballo dell'INPS, il ballo di gruppo col ballo di coppia, che nella sala è diventato veramente ai minimi termini? Lì è sempre un discorso legato però alle orchestre, in questo caso invece subentra il discorso delle orchestre. Quando si fa un repertorio, si stira un repertorio, tu pensi che noi abbiamo, come dicevo, noi sabato abbiamo fatto il repertorio, abbiamo inaugurato il repertorio nuovo per l'invernata. Per fare questo repertorio noi ci abbiamo messo 3 settimane, uh-huh. 3 settimane perché? Perché abbiamo rispettato i canoni che appunto sono tipici di una sala da ballo mista, dove trovi sia il ragazzo che fa solo esclusivamente latinoamericani o balli di gruppo, sia le persone, diciamo, più grandi che fanno esclusivamente liscio, e magari quelli che fanno i classici balli di gruppo ma conoscono solo l'Alligalli, il Meneito, ma non conoscono magari, che ne so, Sofia, non conoscono Due del Corazon, non conoscono degli altri balli. Quindi il repertorio va fatto rispettando questo, quindi si fa, che ne so, un 4-3, 4 balli di gruppo, 3 liscio, o un 3-2 o un 3-3, significa che è l'orchestra però che deve fare il repertorio corretto, giusto, e poi sempre sentire il polso della situazione. Quando si è in sala da ballo uno guarda le persone che stanno ballando, le persone che sono sedute, e vede, devi saper capire quando è il momento giusto di cambiare qualcosa, se serve cambiarlo. Allora Marco, io ho portato i balli di gruppo a Roma, però mi piacciono di più i balli in coppia, e ballo i balli in coppia. Mi è capitato in sala da ballo che una rumba l'ho ballata dopo 2 ore di repertorio, stando lì al tavolo ad annoiarmi. Quindi con voi non capita questo? No, noi facciamo, diciamo, come si può dire, in termini, un classico giro all'interno del quale facciamo tutti quanti i pezzi. Quindi tutti i generi di ballo che si alternano? Nell'arco di un'ora noi facciamo tutti i generi, passiamo dalla ciaccia alla mazurka, dal tango al valzer lento, dalla samba alla rumba e al lento e via dicendo. Poi da lì ripartiamo, insomma, no, ma è logico che sia così, anche perché sennò una persona che vuol ballare, ad esempio, la rumba, come nel caso tuo, deve star seduto, esatto, per 1 ora e mezza, non è possibile. Io non vado più a ballare in certi posti, perfetto. Allora, quindi con l'orchestra Rolande Liscio Simpatia abbiamo anche questa garanzia. Senti, dove sarete sabato così? Sabato è molto importante perché è l'inaugurazione ufficiale della stagione invernale al Piccolo Ranch, via di Castel Madama, dopo Tre Cancelli, anzi a Tre Cancelli, fondamentalmente vicino Nettuno. Saremo là sabato sera con tutto il nostro repertorio nuovo. Per chi non conosce questa sala, è una sala grande, accogliente, c'è ristorazione, ecco, dacci un po' una panoramica, visto che questo è il ballo in radio, così magari vediamo se riusciamo a fare una lista. È una sala grande, con tutta in parquet, con una pista completamente in parquet, molto bella, molto, molto curata, dove c'è anche la ristorazione. In questa particolare serata, che è appunto quella di sabato, loro faranno un menù a 15 euro con un antipasto misto, primo o pizza, acqua, vino, dolce e spumante. Questo qui me l'hanno appena detto, infatti abbiamo fatto la pubblicità. Praticamente ti danno pure il resto, allora, perfetto. Diamo quindi l'invito ai nostri amici di Musicando di Piccolo Ranch, dove hai detto che si trova a Tre Cancelli, zona Nettuno. Via di Castel Madama, prima di Nettuno, sì, Tre Cancelli praticamente. Ecco, adesso veniamo a parlare di te, della tua scuola che sta andando fortissimo. C'è questa, io ho saputo che c'è questa, e poi ti lascio perché so che hai lezione di ballo. Senti, ascolta, c'è questa idea che voi sviluppate ogni anno, quella dell'Ariston di Sanremo. La vuoi esporre agli ascoltatori e di che cosa si tratta per chi non lo sa? Appunto, questo è il quarto anno che siamo invitati al Teatro Ariston di Sanremo per questo grande spettacolo che organizzato da Silvio Tromba, che è un organizzatore appunto
molto importante dell'Arte Italia, organizza questo grande spettacolo. Lo spettacolo si chiama Le Grandi Orchestre. Durante questo spettacolo io e mia moglie siamo chiamati come coreografi, quindi per portare il nostro corpo di ballo ufficiale all'interno appunto di questo spettacolo. Infatti loro quest'anno sicuramente apriremo lo spettacolo con una nostra coppia e faranno altri due pezzi durante l'arco dello spettacolo. Praticamente noi veniamo chiamati come corpo di ballo per i nostri ragazzi, e noi portiamo appunto i nostri 8 ragazzi, in questo caso 8, 4 ragazzi e 4 ragazze che partecipano a questo spettacolo. Ecco, quando si svolge quest'anno, Marco? Il 4 di novembre, venerdì 4 novembre. Allora Marco, in bocca al lupo, so che ci sono anche degli amici in comune, so che vi presentate con la band dei Maracaibo, mi sbaglio? Sì, con Antonello, sì, che poi ci conosciamo tutti, insomma. Noi siamo amici da tanti anni, perché comunque è importante avere... Siete anche con cittadini poi, no? Sì, è di Cisterna anche lui, sì. Noi andiamo con loro, con Antonello, con i Maracaibo, Brenda e Roberto, e logicamente Antonello, e loro in questo caso presenteranno due pezzi, un inedito e una cover, e i nostri ragazzi balleranno appunto tra questi due pezzi, siamo molto contenti perché comunque, dai, uno spettacolo all'Ariston, te lo dico, perché, insomma, anche se è la quarta volta, anche se è il quarto anno, ti posso garantire che quello è un palco di un certo spessore, è sempre un palco dove senti veramente il peso del nome, e lo senti tutto, perché comunque è un teatro particolare a Sanremo, diciamo, da quando si entra in quel teatro è l'atmosfera, peso, certo. Senti Marco, quindi grande scuola, grandi cose, complimenti a te e alla tua scuola che è straordinaria. Poi avrete, penso come al solito, il saggio di Natale, no? Farete anche quest'anno qualcosa di grosso? Sì, il gran galà di Natale lo facciamo tutti gli anni, ormai siamo arrivati al ventesimo galà di Natale. Allora scusa Marco, quindi stai preparando delle coreografie nuove di show dance per questi ragazzi? Certo, per Natale noi facciamo sempre ogni gruppo che... Intendevo per Sanremo, ovviamente li stai impegnando parecchio in questi giorni. In questi periodi noi siamo proprio sotto pressione, sì, bravo. Perché stiamo preparando questi nuovi pezzi appunto per novembre. Infatti per noi è un po' anomala come cosa, perché normalmente le scuole di ballo in questo periodo iniziano e si montano, poi le coreografie si iniziano a montare e poi per portarla avanti. Un'ultima cosa e ti lascio. Mi è arrivato qui su Facebook una domanda di un maestro che mi ha detto, dice, io sto girando le scuole, molte scuole mi dicono che non sono preparate per le gare. A voi non capita così? Voi già a settembre siete preparati? Beh, noi dobbiamo esserlo preparati, anche perché sinceramente, a parte che noi facciamo anche pochissima pausa, noi siamo chiusi solo per il mese di agosto e iniziamo subito a settembre, perché i nostri atleti, comunque sia i nostri ballerini, li faccio sempre star fermi non più di un mese, perché sarebbe troppo, poi ogni sportivo sa benissimo che significa essere fermo per più di un mese. Poi certo, si riparte subito bene, si riparte subito con le nuove attività, nuove coreografie, anche perché è così che funziona, è sempre funzionato così, mi sembra giusto, anche perché riniziare sempre con le stesse cose diventa anche noioso, sia per noi tanto più per un ballerino che magari l'ha fatto per un anno. Quindi una grande scuola ovviamente giustamente non dice noi non siamo preparati alla metà di ottobre. La scuola deve essere preparata, poi è normale magari che la preparazione completa non ce la puoi avere su tutto quanto, ma devi avere dei pezzi nuovi. Certo, come il calcio, hai visto la Roma a inizio campionato, non è pronta, ma man mano che le giornate vanno avanti tu ti prepari. È normale, ogni lezione che si fa deve essere un motivo di preparazione, se no è comunque sport, è l'aspetto ludico importante, ma... Certo. Il caso dello show dance. Allora Marco, guarda, siamo in conclusione di questo intervento che è stato molto interessante, penso, per i radioascoltatori. Ti do il microfono, 30 secondi, cosa vuoi dire, ecco, dove vi trovate, cosa state preparando di bello? Hai 30 secondi a disposizione per promuovere il tuo club Happy Dance, vai Marco. Allora, il club Happy Dance ormai dal 1998 ha la sede ufficiale a Cisterna di Latina, in via Alcide De Gasperi 1. Io e mia moglie Teresa siamo i maestri di ballo di questo club. Insieme a noi ci sono i maestri Elisa per quanto riguarda la salsa, per quanto riguarda la zumba Manuela, per quanto riguarda la bachata sensual appunto Giorgio e un'altra Manuela, per quanto riguarda le attività che facciamo, che svolgiamo all'interno del club, sono ballo da sala, latinoamericani, logicamente di coppia,
salsa, quindi danze caraibiche, balli di gruppo, show dance per bambini dai 5 anni in su, le coppie le forniamo noi, e per quanto riguarda il resto facciamo anche il choreographic team, cioè balli di gruppo coreografici per i bambini, per i ragazzi, e facciamo queste cose, le facciamo anche, le svolgiamo anche in altre sedi, che sono la sede di Borgo Montello, la sede di Borgo Bainzizza, la sede di Aprilia presso la scuola Salsa in Fuego di Aprilia e la sede di Latina. Queste sono le attività che svolgiamo, insieme a queste logicamente l'attività a Latina Scalo, ormai un'attività, sono 4 anni che facciamo a scuola, proprio alla scuola media, con i bambini. Quindi se volete partecipare, noi abbiamo la nostra pagina Facebook, appunto Club Happy Dance, oppure o il sito internet clubhappydance.it. Quindi vi aspettiamo, chiunque voglia venire a provare, non è un problema, la lezione di prova gratuita, anche te Tony se vuoi venire. Devo trovare come te tempo la notte forse. Poi ora certo. Marco, capisco perché hai le occhiaie, capisco perché io e te abbiamo le occhiaie tutte e due. Allora, è diverso, lo sai. Con tutte queste scuole, queste attività, però io penso che senza ballo, sia in radio, in TV come noi, oppure anche con le gare, eccetera, e tu con tutto quello che fai non potremmo stare senza, no? È una passione che è divenuta poi lavoro. Però nasce come passione, è importante che venga vissuta come passione. Senti, passione è meglio senti, io penso una cosa, è meglio fare questo lavoro piuttosto che andare a lavorare. Io sono... Sì, infatti, questo è, guarda, c'è tutto, questa frase è perfetta secondo me, sempre meglio che andare a lavorare. Insomma, ecco. Senti Marco, grande, così una grande scuola, in bocca al lupo per Sanremo, e senti, a Sanremo portate anche pubblico vostro, come vi organizzate? Abbiamo noi tutti gli anni, ormai appunto il quarto anno, organizziamo un pullman, perché... Ecco. Molta gente viene insieme a noi, vuole venire anche per partecipare come pubblico, poi ci sono i parenti dei ballerini, insomma un bel traino. Bravo, sì, siamo sempre tutti quanti, abbiamo terminato i posti, sono finiti già da molta gente che viene, magari l'anno precedente si prenota già per l'anno successivo, perché comunque è un teatro particolare, uno spettacolo particolare, insomma la gente vuole venire. È peccato che a Roma non si svolgono queste belle cose che io purtroppo dico si fanno al nord. Ecco, se Musicando fosse una radio di Milano, di Torino, forse ecco, gireremmo veramente con i conti in banca, ma purtroppo siamo a Roma, mi dispiace dirlo. Perché non si organizzano a Roma manifestazioni come queste, secondo te? Guarda, tempo fa, qualche anno fa, mi disse un produttore, mi disse che aveva intenzione di organizzare una cosa di questo tipo al Teatro Sistina a Roma, perché comunque è un teatro particolare. Certo. Particolarmente, all'altezza. Particolarmente famoso, all'altezza appunto, sempre per quanto riguarda le orchestre, eccetera. Poi sinceramente non ho saputo più niente, sicuro che lui mi chiese di partecipare sempre come corpo di ballo, però da lì in poi la cosa è terminata lì, quindi secondo me è perché diciamo manca un'organizzazione unica, qualcosa che porti avanti il discorso all'interno delle mura, insomma, dentro Roma, in modo tale che possa essere fatto anche per il Lazio, una cosa del genere. Ma tu non pensi invece, Marco, che qui a Roma le orchestre, le sale da ballo, il ballo, i maestri lavorano a vista, non lavorano con, posso dire, con programmazione, non pensi che sia questo? Molto è questo qua, ma questo penso che... Sai, come anche le federazioni di Roma non hanno i calendari delle gare ancora, non si sa niente, pensi che questo è anche un problema culturale qui del... Un po' perché è un problema culturale, un po' perché molti che organizzano non sono in grado, cioè lo fanno ma senza avere la giusta preparazione oppure la giusta esperienza, perché per fare una cosa del genere non è un discorso legato alla preparazione, anche all'esperienza, agli anni passati sul campo, che bisogna saperle fare queste determinate cose, e appunto con l'organizzatore di questo spettacolo è un organizzatore, appunto come dicevo Silvio Tromba, è un organizzatore che ha anche un grande livello, certo, cui ha organizzato veramente, ma tu calcola che lì ci sono stati nomi a livello di Bastelli, a livello di Galassi, sì. Comunque parliamo di grandissimi nomi all'interno diciamo della musica da ballo. Ecco Marco, io adesso non ti rubo più tempo, poi ci ritorniamo, visto che tu hai questa esperienza come me di tanti anni di nord, sud, anch'io Torino, Milano, eccetera, poi no, vorrei affrontare questo argomento in una prossima occasione, che secondo me è molto importante, perché qui a Roma ecco non si riesce ad attecchire con manifestazioni di un certo rilievo. Marco, io ti ringrazio, sei stato veramente esauriente, sei molto
posso dire, preparato, ecco, su queste tematiche, è sempre a disposizione. Marco, in bocca al lupo per tutto questo che di bello stai creando a favore del ballo. Grazie Marco. Crepi il lupo, grazie a te Tony, saluto a tutti i radioascoltatori, sia da parte del Club Happy Dance di Cisterna che da parte dell'orchestra Rolando Liscio e Simpatia. Vi aspettiamo sabato sera, se volete, siamo al Piccolo Ranch. Grazie Marco, noi invece ti aspettiamo al Gran Premio del Lazio quando potrai. In bocca al lupo Marco, grazie. Va benissimo, grazie a te, ciao ciao Tony. Le balere più grandi e le scuole di ballo più importanti utilizzano il ballo in radio. Prova anche tu, chiamaci. Ancora insieme per un'altra fase di Cantando, Ballando e Musicando Ballo in Radio, in questa puntata numero 80, dopo aver ascoltato questo esponente non solamente per quanto riguarda il ballo come maestro di ballo, una grande scuola con tantissime iniziative già in questo avvio di stagione, ma anche un esponente di un'orchestra, grande orchestra della, non solo della provincia pontina, che ci ha dato il polso della situazione di come si sviluppa il ballo in questa particolare provincia dove un grande mix di pubblico che balla in tutti i modi e mode. Pertanto quest'anno abbiamo occasione di mettere in evidenza queste strutture importanti come scuole di ballo che possono essere un riferimento per chi ascolta la nostra trasmissione, soprattutto per quelle persone che vorrebbero cominciare a ballare e non sanno a chi rivolgersi. Ecco, noi vi presentiamo i migliori, non dovete aver dubbi nel frequentare questa scuola di ballo, quindi amici di Latina, di Cisterna, delle zone limitrofe, di Aprilia anche, questa è una scuola che di corsa bisogna andare a iscriversi se magari volete anche semplicemente imparare a ballare per divertimento. Poi di cosa nasce cosa, come dice il famoso proverbio. Grazie quindi al maestro Valente, e adesso prima di continuare il prossimo ascolto io ancora devo ricollegarmi alla telefonata perché lui ha toccato dei temi importanti, anche lui in qualche modo si ricollega a quanto io ho detto nella puntata passata, la famosa questione romana. Avete sentito, qui a Roma è difficile organizzare gare, spettacoli di un certo livello anche di ballo, e a me personalmente questo dispiace perché io da 20 anni mi sto affannando dietro la televisione, dietro la radio adesso, nel tentativo di far crescere questo settore e far qualcosa di bello anche a Roma. Ecco, anche con le competizioni stiamo cercando di far qualcosa insieme alla radio, alla televisione, a una federazione con la quale mi sono coinvolto anche personalmente, nel tentativo di far crescere anche il settore competitivo del divertimento della domenica. Ho sempre detto, beh, gli altri sport si svolgono tutte le domeniche, ma perché il ballo no? I ciclisti li vedo in strada tutte le domeniche correre, giocare a tennis, il pallone, i giovinetti tutte le domeniche vanno al campo sportivo a fare la partitella. Non si capisce perché nel ballo non si può fare la garetta domenicale. Ora io mi sto battendo per questo, affinché ci sia un aspetto ludico e un aspetto sportivo, una crescita. Abbiamo sentito il maestro Valente, lui dall'orchestra, dal palco, vede questi scontri fra le scuole di ballo, e c'è quello si prende tutta la pista, quello non è così, e questo non va bene. Noi dobbiamo acquisire questi valori. Io mi sto battendo e mi batterò fino all'ultimo fiato qui da questi microfoni nel tentativo di farvi comprendere quanto è bello poter, come dite voi, socializzare, questa volta senza ironizzare col ballo dell'INPS, ma socializzare effettivamente affinché si possa trovare il massimo giovamento da un'attività psicofisico-motoria così bella. Unica, devo dire, qual è il ballo, che riesce a mettere insieme i due sessi, uomo e donna, una cosa straordinaria questa. E quindi continuiamo a fare informazione di un certo rilievo, di un certo peso, anche con la prossima telefonata che adesso pregherei la nostra redazione di chiamare, perché sono stato sollecitato proprio da un qualcosa del genere col quale si ricollega alla telefonata del maestro Marco Valente. Non prima però di aver dato la linea al nostro tecnico del suono, perché c'è qualcosa da ascoltare. A tra poco per un altro collegamento in diretta. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stab. Chiama il numero 340-7559-392. Torniamo insieme dopo il blocco pubblicitario. Tecnico federale Armando Marcelli mi ha chiesto la linea telefonica in diretta per esporre una questione. Vediamo di che cosa si tratta. Buonasera, maestro.
Buonasera a voi, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene, andiamo avanti, ma quello che ti voglio raccontare che sta succedendo negli ultimi tempi è una cosa strana, non capisco più, io non riesco più. Coerente a quello che mi rispondono le scuole, sto girando con la borsa a andare in giro per le scuole, mi dicono tutti che si devono preparare. Che significa preparare? Ma devono andare a un campionato del mondo queste persone, non lo so. Ascolta maestro, ti aiuto io. Dimmi tu. Allora, hai postato questo tramite Facebook, bastano solo due semplici balletti di gruppo, l'importante è stare insieme. In qualità di portavoce del coordinamento da circa un mese, sono in giro in tutta la provincia per incontrare personalmente club, maestri, per fare i tesseramenti, per invitarli anche alla Coppa Fibes, la prima gara speciale stagionale del 23 ottobre. Nel corso di questi incontri almeno una dozzina di colleghi, maestri e maestre, mi hanno esposto la loro incertezza, quasi quasi una sorta di paura di non essere preparati tecnicamente per venire alla rondinella. Insomma, voglio ricordarvi che si tratta di una gara per divertimento, un'occasione per ritrovarci e stare insieme. Non sono certo i campionati mondiali, basta partecipare presentandovi con solo due balli di gruppo, non serve altro, dovete far conto di essere invitati ad una festa di piazza dove spesso quest'estate vi abbiamo visto ballare allegramente. Essere con noi alla prima stagionale è fondamentale per costruire un legame amichevole con la federazione, per conoscere le novità introdotte o semplicemente per salutarci o per ritirare premi e gadget del campionato scorso. Questo è lo spirito con il quale vi invitiamo a considerare la Coppa Fibes del 23 ottobre come se fosse una festa di piazza dove possiamo condividere la nostra grande passione di ballare. Pertanto agli indecisi o timorosi, lasciate i dubbi e prenotate subito, non mancate alla festa. La gara è un'altra cosa, vada come vada. Il portavoce del coordinamento Roma, maestro Marcelli, confermi che tu hai scritto questo libro? Ma l'ho dovuto scrivere per forza, perché purtroppo non ho potuto farne a meno, perché quando ti rendi conto quasi tutti rispondono alla stessa maniera, non so se indecisi, e poi mettono sempre davanti questa parola non siamo pronti, come ripete, come hai detto anche tu, non è un campionato del mondo, è un campionato come se loro dovessero giocare in una piazza o ballare in una piazza d'estate. Tutte queste difficoltà mi sembrano dubbie da mia parte, infatti a qualcuno ho dovuto rispondere, perché per quello che voi dovete fare, noi parliamo di promozionali, parliamo di gare promozionali, non parliamo di livelli campionati del mondo, però le risposte sono generalizzate oramai, tutti un po' rispondono che c'è, questo è il fatto che non sono preparati, ma è possibile che non hanno due balletti da portare a un campionato della manifestazione che si fa? Non lo so, una domanda che mi pongo e che vorrei una risposta, ma non so chi me la può dare la risposta. Tu cosa ne pensi di questo? Tu vorresti che io presento un'analisi? Allora, visto che tu hai anche, sei impegnato, perché so che sei a scuola di ballo in questo momento, hai staccato proprio per essere in diretta con noi, allora fai una cosa, chiudi la telefonata che io provo a fare un'analisi così in maniera tranquilla, in maniera, posso dire, al di sopra delle parti, anche se io ho un ruolo, però tu sai che qui a Musicando, il ballo in radio, noi ci mettiamo al di sopra delle parti, apriamo la voce a tutte le federazioni, a tutti gli enti, a tutti i maestri, noi non guardiamo la tessera in questo programma, noi vogliamo lavorare a favore del ballo. Tu come tecnico hai esposto un problema girando tutte le scuole con la borsa, come dici tu, per cui io raccolgo questo tuo invito e al di sopra delle parti provo a fare un'analisi. D'accordo maestro, ti ringrazio. Ma io ti ringrazio e un saluto a tutti quanti, cercate di venire, di ballare disinvolti come avete fatto sempre, questo è il mio annuncio che posso dare, non è un campionato del mondo, insomma. Cerchiamo di rendere le cose più facili, come noi diamo la possibilità di renderle facili. C'è un'emozione bellissima, si ricomincia, ci si risaluta, ci si rivede, si spartisce una parola, si vede tutte le novità che ci sono per l'anno futuro. Cioè, logicamente è normale che il contatto è importante, ma questo modo di rispondere, non siamo pronti. Ma come non siete pronti che avete tanti balli da fare? E anche se venite a fare determinati balli che conoscete uguale, no? Che non siamo pronti significa non aver mai fatto nulla. Guarda, io affronto l'argomento, quindi ti ringrazio e magari alla prossima occasione vediamo un attimo se qualcuno desidera poi intervenire e dare la sua a questa nostra opinione, analisi tra virgolette. Grazie maestro, alla prossima. Io la ringrazio tutti quanti e ringrazio, alla prossima.
Musicando. Il ballo in TV. È musica, è sport, è informazione, è spettacolo. Torniamo in diretta ed eccomi qui pronto a mettermi sopra le parti, ad essere salomonico, come si dice, e cercare di analizzare questa problematica esposta dal tecnico federale Armando Marcelli. Cominciamo. Provate voi a mettervi nei panni di Armando Marcelli, un tecnico federale che da diverso tempo, supponiamo, avrà messo 50 euro di carburante all'interno della sua autovettura, ha cominciato a girare Roma e provincia, Lazio, nel contattare maestri, scuole di ballo, proponendo la sua brochure, che io conosco poi tra l'altro, ricca perché propone un'assicurazione che non ha eguali, propone una tessera a un costo veramente irrisorio, una copertura assicurativa straordinaria. E poi propone un incontro, quello del 23 ottobre, che è particolare, è una competizione di ballo che per partecipare costa pochi spiccioli di euro, 6 euro. Mentre qui mi è arrivata una brochure di una gara che io andrò a vedere, ingresso per il pubblico 20 euro, contributo per i ballerini 50 euro, vabbè, ma questo è un altro livello e poi vi parlerò di questa gara che io andrò a vedere prossimamente. Però mi metto nei panni suoi, gira tanto, contatta e si sente rispondere: noi non siamo pronti, siamo arrivati al 10 ottobre, quindi dalle vacanze è trascorso un mese e 10 giorni, e si sente rispondere in questi termini. Legittimo, per carità, è legittimo, è normale, però diventa discutibile quando il maestro propone: ma guardate, per venire a questa competizione bastano solo due balli di gruppo, qualsiasi essi siano, vi iscrivete in un girone che si chiama B e gareggiate lì tutti insieme con due balli di gruppo. Se paga 6 euro, la gara finisce presto. E la risposta è sempre la stessa. Marcelli, come avete sentito nell'intervista, pensa questa cosa: ma queste scuole cosa hanno fatto tutto l'anno? Possibile non sanno ballare Sofia, non sanno ballare Roma Bangkok, non sanno ballare tutti questi pezzi che vanno per la maggiore? Eppure, anzi, poi so per certo che io quest'estate ho girato, ho chiamato delle scuole di ballo e le ho invitate nelle piazze, mi sono venute a ballare proprio questi pezzi. Io ho fatto le interviste a chi l'ha ripresa, a chi l'ho invitata da un'altra parte, e quindi erano pronte quest'estate. E la domanda che si fa al Marcelli, che ha detto: ma come, sono venuti quest'estate nelle piazze, ci avevano tutti i ballerini, hanno ballato quei pezzi, adesso perché gli stessi pezzi, se io li invito, non li possono portare nella gara del 23? Legittima la domanda del Marcelli, come legittima la risposta che danno le scuole di ballo: noi non siamo pronti. E allora a questo punto dobbiamo andare più a fondo nell'analisi. Adesso che c'è internet, molti maestri non si rendono conto che le notizie circolano. Prima di questa grande diffusione di internet, se un qualsivoglia maestro di ballo provava a dare una notizia inesatta ai suoi allievi, questa rimaneva circoscritta. Ma adesso dare una notizia inesatta diventa un clamoroso autogol. Ci avete pensato a questo? Prima di questo grande boom di internet a portata di telefonino, era difficile poi andarsi a informare, magari per una tessera, per un'affiliazione bisognava consultare un professionista, un legale, un ente di promozione, quindi insomma perdere tempo e girare. Ma adesso a portata di click con il proprio tablet, con il proprio telefonino, è possibile avere informazioni in tempo reale. Quindi attenzione voi maestri, perché se date delle risposte in questi termini, che voi, non so, può essere pure che magari cominciate tardi perché, non so, fate le vacanze lunghe, perché è legittimo. Quindi ecco, io adesso da qua su, da questi microfoni, difendo tutte e due le parti, però voglio dare un consiglio alle scuole, ai miei colleghi maestri, gli voglio dare un consiglio: attenzione, perché adesso, visto che c'è questa comunicazione veloce, che tutti i vostri allievi sono collegati tra di loro, che attraverso questi telefonini vedono anche che fanno le altre scuole di ballo, ecco, vedono che fa il maestro Valente, che va a Sanremo, che si ferma solamente un mese. E allora, cari amici colleghi maestri, se voi non cominciate un attimo a rivedere quello che è il vostro lavoro di anno scolastico, vi fate un clamoroso autogol da soli, come nel calcio: prendi la palla e te la metti nella tua rete. Quindi devi stare un po' accorto a dare certe risposte, perché poi queste risposte girano. Cioè, hai sentito che ha detto Marcelli, che ha detto Musicando, ma quelli mi sono venuti a trovare alla scuola, io gli ho detto di no. Si crea il famoso tam tam. Purtroppo viviamo nell'era della comunicazione. Quindi, cari colleghi maestri,
maestro, dovete un po' modificare la risposta che date. Meglio che dire: guarda, io sono arrivato adesso dalle vacanze, ho la scuola chiusa, sto aprendo adesso. Però se è vero, perché se noi poi ti abbiamo invitato e ti abbiamo visto, hai fatto la serata con noi alla piazza X, in piazza Pinco Pallino, e non puoi dire così. Perché a quel punto, caro maestro, stai bluffando. Non puoi dire che non sei pronto quando un mese fa sei venuto con noi in piazza, invitato dal maestro Marcelli a fare l'esibizione. E quindi io quello che consiglio, attenzione a questi autogol, perché poi, ripeto, gli allievi cominciano a vedere che c'è una scuola che a settembre già è preparata, che già fanno altre cose, che già vanno alle gare, che magari nella gara di Marcelli si paga una sciocchezza e magari conviene di più con la tessera e quant'altro. E poi, altro consiglio che posso dare ai colleghi maestri che hanno le scuole: la prima competizione, che ne so, di ottobre, settembre, la dovete paragonare al primo giorno di scuola. Io ricordo, quando ero bambino, le scuole aprivano il primo ottobre, il giorno di San Remigio, e noi eravamo ansiosi il primo ottobre perché ritrovavamo i compagni di scuola che avevamo lasciato a giugno, chissà chi è il maestro, chissà in che classe mi mandano, se la sezione A, la sezione B, cambierò classe e quant'altro. E questo creava una sorta di adrenalina che serve nella vita per poter crescere e andare avanti. E così voi dovete considerare quando vi arriva un invito. Se voi declinate questi inviti che vi arrivano così in maniera favorevole, voi perdete un'esperienza, perché nella vita è tutto esperienza. Quindi voi private voi, i vostri allievi, di una possibile esperienza. Io adesso vi confesso una cosa: perché siamo diventati importanti come Ballo in TV, Ballo in Radio? Perché voi non potete immaginare, con la redazione, nel corso di questi anni, quante serate abbiamo fatto gratis, quante persone ancora oggi continuiamo a far parlare gratis. Qui non pensate che le persone che avete sentito prima hanno pagato qualche centesimo, niente, perché noi facciamo promozione per far crescere il settore. Avete sentito il maestro Valente: a Roma non si può fare niente. Grandi imprenditori che volevano affittare il Teatro Sistina per fare un grande evento di ballo con le orchestre, eccetera, è finito lì. Ed è un peccato. Ora, se c'è qualcuno come il maestro Marcelli, la Federazione, il Coordinamento Roma, che stanno facendo qualcosa per voi, per farvi crescere, per farvi incrementare le scuole, e voi per due semplici balletti, un Roma Bangkok e un Sofia, non venite a creare aggregazioni con i vostri allievi, a fare esperienza, è un clamoroso autogol. Questo perché ogni competizione, ogni festa di piazza, ogni incontro che si rinuncia di questo tipo è una perdita di esperienza e di aggregazione. E il ballo vive di aggregazione. Se poi queste forme di aggregazione sono quasi gratuite o sono svolte in una maniera così semplice, così dilettantistica, così bella, è un doppio autogol quello che vi fate. Guardate, amici colleghi miei, vi sto parlando da fratello, vi sto parlando proprio perché anche noi abbiamo le nostre scuole di ballo. Io vi posso dire, ho una decina di allievi da una parte, appoggiati da una parte, che già sono pronti. Non saranno al 100%, faccio il parallelismo col calcio. Avete visto, la Roma ha steccato queste prime giornate di campionato, ma è normale. Non si può pretendere che appena comincia il campionato di calcio, che comincia ad agosto, subito le squadre stanno a mille. Nemmeno la Juventus, è grande squadra, farà di qua e di là, ha perso una partita, ma è normale. Quindi anche voi dovete mettere in conto che se venite in una gara adesso non ballerete bene, però serve a togliere la ruggine, serve al rodaggio. Vi ricordate, una volta le autovetture avevano il famoso rodaggio, quindi bisogna togliere la ruggine. Lo ha detto anche il maestro Valente, un grande professionista, ha detto: non bisogna stare troppo fermi un mese, due mesi, sennò diventa difficile nello sport e nell'attività psicofisico-motoria. È così. Io mi auguro che questa mia analisi al di sopra delle parti. E quindi io quello che posso dire al Marcelli è: non arrenderti, insisti ancora, che ne hai girate 30 di scuole e 10 ti hanno risposto in questo modo. Tu gira ancora, troverai altre 10 scuole come quella del Valente che già sono pronte. E quindi tu, maestro Marcelli, ti devi rivolgere a quel target lì, che già è pronto. Quindi in questo modo poi purtroppo però si crea la forbice, quindi le scuole già pronte, quelle già di un certo livello, continueranno a crescere di più e le altre dovranno arrancare. Perché dopo, guardate che adesso con la rete internet, molti allievi, io già lo so, anche allievi delle nostre scuole, si guardano i balletti su YouTube e se li fanno da soli.
Allora, guardate che reggono solamente quelle scuole, quei maestri che sono un po' dei capopopolo, che aggregano per amicizia le amiche che fanno squadra tutti insieme, che si mangiano la torta in quell'occasione, in quell'altra occasione. Però così poi non è una vera scuola di ballo, diciamoci la verità, è una scuola che serve per stare insieme, per aggregare, per socializzare, e va bene lo stesso. Però poi le persone che vogliono raggiungere un certo grado di risultati poi sono costrette a cambiare. Ma questo è naturale, perché nella vita si cresce. Pure io una volta trasmettevo da una piccola radio privata di Preti e subito dopo, appena ho avuto l'occasione, sono andato a trasmettere in una radio molto più grande, perché avevo voglia di crescere. E poi la televisione, e poi il canale più importante, e poi la radio di professionisti, finché siamo arrivati a un livello ottimale per quanto riguarda la comunicazione. Non ci lamentiamo, perché è normale che nella vita si cresce, anche nel ballo. Faccio ancora il parallelismo col calcio. Io militavo in una squadretta fatta di amici nella zona del quartiere est di Roma, e la chiamammo Roma Sud, questa squadra. Ed era una squadra fatta di amici, affittavamo i campi e ci allenavamo costantemente, partite tutte le domeniche, veramente appassionati del pallone. E però noi perdevamo sempre 6-7-0, 8-2, 10-2, 10-0. Ma noi non ci davamo per vinti, noi continuavamo a insistere: no, quella squadra noi la dobbiamo battere. Avevamo una squadra rivale del quartiere, di una piazza, era piazza dei Gerani, e noi eravamo un'altra piazza nel quartiere Prenestino, eravamo di un'altra zona, e quindi avevamo queste rivalità come nel ballo. Ma noi talmente ci siamo impegnati alla fine a fare allenamenti, a trovare altre persone da mettere in squadra, che ne so, un portiere all'altezza, finché noi siamo riusciti nel nostro intento a battere quella squadra. E questo era il sano spirito sportivo, finiva lì. Per cui, per chiudere questa analisi e passare poi a un altro argomento, vediamo se abbiamo altre telefonate in diretta, il consiglio che io posso dare ai colleghi delle scuole di ballo, e spesso anche dei centri anziani, anche i centri anziani, mi stava raccontando Marcelli, si presentano: ma non siamo pronti, ma non c'è la tessera, ma non sappiamo che fare. Ma guardate, due balletti sociali che voi fate tranquillamente. Guardate, è molto bello poi presentarsi in un contesto con una sfilata elegante, come sanno fare loro del resto, e come in qualche modo hanno coinvolto anche a me. Anche se poi bisogna dire, spezzo una lancia a favore delle scuole, ci sono anche delle persone timide, perché no, che hanno delle inibizioni, che magari vogliono andare solo a scuola di ballo per semplicemente così, per stare insieme ad altre persone, fare quei balletti di allenamento, e qualche volta quando si esce con le amiche ballare. Ma è legittimo questo. Ora, io non mi sento di stare né da una parte né dall'altra, però siccome la federazione continuerà, Marcelli continuerà ad andare avanti finché non troverà le sue 10 scuole di un certo livello che già sono pronte per la prima, perché è importante, cercando però, perché serve questo? Per cercare di far crescere queste scuole che magari sono un po' indecise, non sono pronte. Perché? Perché poi bisogna crescere, perché poi il mercato, guardate che sta cambiando. Io mi sono accorto che lentamente, a forza di pigiare qui da questo microfono, adesso già molte scuole, già a settembre, già sono pronte. Prima, negli anni passati, no, si aspettava addirittura ottobre. Ma io, girando poi in rete, perché ho poi tanti amici nella rete, vedo, e quello sta prendendo i corsi di ballo subito, quell'altro va alla parrocchia X, quello va di qua, quello va di là. Si sta smuovendo il mercato, e quindi è una corsa frenetica. Chi rimane indietro, e purtroppo poi vedrà poi ridursi quello che è il suo lavoro. E perché si deve ridurre, che è un peccato? Poi tutto il lavoro che avete svolto negli anni passati, i premi che avete vinto con le gare, deve andare tutto così a morire? No. Allora, se c'è qualcuno che vi invita, consiglio che vedo io: ma che ci vuole a fare due balletti, Nalli Galli, Mambo, Sofia, Roma Bangkok? Sono questi che mi vengono in mente, perché per tutta l'estate ci hanno veramente massacrato questi brani. Ecco, si comincia così, in una competizione per stare insieme, o semplicemente anche se non vuoi venire a partecipare alla gara, vieni tu lo stesso, ci vieni a salutare, ti prendi la brochure, ti prendi il premio, poi te ne vai, stai un po' con noi. Questa si chiama crescita e partecipazione, perché il ballo poi alla fine è questa, la competizione di ballo. Per cui credo di essere stato abbastanza chiaro, abbastanza salomonico, quindi invitando da una parte a non mollare, perché poi i risultati verranno senz'altro, perché ci sono, e dall'altra parte a cercare di fare un piccolo sforzo, magari, che ci vuole a preparare due balletti, insomma.
Perché attenzione, la stessa obiezione che ha fatto il maestro Marcelli la fanno anche i vostri allievi e le persone, le altre scuole che vi sono intorno, e dicono: ma come mai quella scuola non aveva due balletti pronti? Possibile che hanno fatto tutto l'anno, non ce l'hanno due balletti pronti? Attenzione, perché diventa veramente un autogol clamoroso per il vostro club. E allora io mi auguro che questa analisi, ripeto, io mi sono messo veramente in maniera neutra per darvi questa possibilità di ragionare e di crescere. Il ballo in TV, ballo in radio adesso, serve a questo, proprio per aprire le menti e darvi la possibilità di crescere e far sì che questa attività diventi anche una buona attività, con profitto, con risoluzione. Noi siamo a disposizione, se avete anche dei problemi legali, dei consigli magari sulle affiliazioni, noi abbiamo degli avvocati, abbiamo dei professionisti, possiamo in qualche modo darvi un aiuto concreto nel gestire quello che è il vostro club. Allora, grazie per l'attenzione, adesso ancora lì nel nostro tecnico del suono e poi un'altra telefonata da mandare in diretta, però è sicuramente una telefonata più morbida, più divertente, più ludica, va bene? A tra poco. Di più di un programma televisivo c'è Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Notizie, servizi, telecronache, interviste, giochi, attualità e non solo. Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Dal 1998 il primo settimanale di informazione dedicato al ballo. Eccoci qua, allora torniamo ancora in diretta dopo questa analisi. Io credo che dovrò, con la segreteria, mettermi d'accordo per avere qui dei comfort, i cosiddetti generi di comfort, che ne so, i cioccolatini, le caramelle, l'acqua, soprattutto le bevande, perché a forza di parlare così si veramente devo dire che poi diventa difficile anche far quadrare gli argomenti, si corre il rischio di diventare dislessici dal punto di vista mentale degli argomenti per farli collegare insieme. Comunque, argomenti importanti, ecco, io mi auguro che si prenda coscienza dall'altra parte che rifiutare le occasioni di incontro è sempre un clamoroso autogol. Io ve lo ripeto ancora per chiudere, e quindi ecco, stiamo preparando l'altra telefonata. È importante, insomma, quando sei invitato, guardate, ancora a me tante persone mi invitano, mi chiamano, quando io sono pronto per, non so, per questa festa, per quella festa, io volentieri vado negli incontri, raramente dico di no, devo proprio stare male, avere un mal di testa, devo essere proprio particolarmente impegnato, perché altrimenti io credo che sia veramente tutta una grande esperienza quella di presentarsi a partecipare a quello che è la tua materia, quindi o come presentatore o come musicista, come maestro di ballo. Anzi, io stavo proprio pensando che il nostro gruppo che abbiamo, il nostro corpicino di ballo, che non abbiamo ancora un grande corpo di ballo perché sono un po' tutti adulti, si stanno avvicinando adesso, ecco, hanno iniziato a ballare in tarda età, quindi già è troppo quello che fanno, però ecco, li stiamo cercando di scrollare quell'emozione che hanno per portarli in qualche garetta, non sempre, ecco, nelle gare nostre. Per esempio, visto che è possibile che c'è la doppia e la tripla affiliazione, noi stiamo pensando anche di portarle in gare di altri enti, che non so se la FTD fa le gare, se ci fa sapere il calendario, noi possiamo andare da voi e così via, anche perché, ripeto, questa è esperienza, l'esperienza è fondamentale, quindi vedere come tu sei giudicato da un contesto di giudici che appartiene a quella X federazione, che ha quel tipo di sistema di giudizio. Poi magari ne provi anche un altro, hai un altro sistema dove tu ti vai a confrontare, no? Per dire, vabbè, qui mi hanno giudicato in questo modo, in quest'altro contesto magari vediamo quanto ottengo, perché poi è importante vedere come si svolge il lavoro settimanale in palestra. Altra cosa ancora, molti ballerini che conosciamo, molte coppie vengono regolarmente a scuola di ballo, si insegnano le figure. Vi faccio il tipico esempio dello slow foxtrot. E allora nello slow foxtrot c'è bisogno di spazio per poterlo ballare. Sapete, un ballo continuo, non ci sono pause, non ci sono stop. Poi molti ballerini
vengono a dire: ma maestro, senta, ma io non riesco a ballarlo in balera. E tu, con tutti questi balli di gruppo, con le balere piene, tu vuoi fare lo slow foxtrot nella sala da ballo il sabato sera? No, se tu sei venuto a scuola di ballo per imparare lo slow foxtrot, tu devi portarlo nelle gare. È lì che tu ti puoi esprimere con lo standard. Non sono più i tempi che le sale da ballo erano grandi sale da ballo dove principalmente si ballava in coppia. Adesso sono dei dancing le sale da ballo. Quindi è chiaro che il ballerino dello standard, è anche un po' il latino, però un po' meno, perché il latino già si balla sul posto, e sei costretto con lo standard se tu lo vuoi mettere in pratica, altrimenti che fai? Lo balli davanti allo specchio in palestra col maestro? Ma che ragionamento è? Praticamente prendiamo l'esempio del calciatore che vi ho detto prima. Se il calciatore si allena martedì e giovedì, tanto sono quelli i giorni che si allenano i dilettanti, noi ci allenavamo martedì e giovedì dalle 19 alle 21 oppure dalle 21 alle 23 con la squadra maggiore. Se tu fai solo l'allenamento martedì e giovedì e non vai a fare una partita con qualcuno, ma mi spieghi una cosa, ma che cosa ci vai a fare a scuola di calcio? Stessa cosa per le attività, che so il tennis, che so la bicicletta. Se tu vai sempre in bicicletta, la vuoi fare una garetta ogni tanto per vedere tu a che livello sei insieme agli altri, per socializzare, per correre magari su un percorso competitivo più adeguato? È così riguardo il ballo. Ora dico io, e per ritornare all'argomento di prima, che credo sia importante, c'è qualcuno che già a settembre organizzano uno straccio di competizioni? Perché non provare? Dice: ma io non sono pronto. Ma che ci vuole a fare due balletti? Cioè, ci riusciamo noi che siamo, non vogliamo, diciamo, gli ultimi arrivati? Cioè, io penso un bravo maestro che un po' sappia qual è il destro e qual è il sinistro, ma che ci vuole a fare una coreografia? Non è che ci vuole una scienza a prendere una canzone. Ma poi consiglio io vi do, ma tutte le canzoni che voi avete coreografato negli anni passati, ma che fine hanno fatto? Le coreografate solo per quel momento? Solo, e poi tutto quel lavoro va perso? Va a finire nel dimenticatoio? È sempre alla ricerca dei pezzi nuovi, dei pezzi di classifica. E non a caso le gare di Marcelli, c'è il Festival dei Ricordi, che serve proprio a prendere le canzoni dal 2000 fino al 2010 e fare una gara solo di quei pezzi vecchi, proprio per dare la possibilità innanzitutto di tramandare alle persone giovani quello che è stato la storia dei balli coreografici di gruppo. E poi soprattutto anche per le persone che da poco si avvicinano a questo mondo, i balli sono nuovi quelli, perché ci sono dei pezzi di Shakira bellissimi, se andiamo a vedere, che hanno fatto successo negli anni passati, di Alabina, ne parlavo prima con l'insegnante di danze orientali, avete sentito con Francesca, ci sono dei successi che nel nostro mondo dei balli di gruppo, Lollipop, mi ricordo tanti altri successi così, anche Lubega, che hanno fatto la storia, perché non ripescarli? Poi sono semplici, insomma, prendete un mambo di Lubega, lo rifate, insomma, ecco lì, e partecipate alla gara per togliere la ruggine, per il rodaggio. Che so, potete ripescare il Charleston, potete ripescare, ma sono ma non vi devo stare qui. Io spero che abbiate compreso il significato della nostra analisi, e ripeto, questo serve per far crescere il ballo delle vostre scuole. Ora io vorrei trasmettere, vediamo se la regia è pronta, non riesce il nostro tecnico a fare il collegamento telefonico perché dovremmo avere una intervista con Francesca Bevilacqua, stiamo chiamando del gruppo Luna, perché ci sono tante belle serate. Ecco, se voi andate sulla pagina del nostro gruppo pubblico club Amici di Musicando, c'è la tessera del club, che quest'anno, quella 2016-2017, praticamente quella inverno 2016 fino alla primavera 2017, perché poi a giugno si cambia, c'è l'estate. Ebbene, qui abbiamo una serie di locali da ballo, di ristoranti, abbiamo fatto anche un accordo con le gare per avere delle agevolazioni per i ballerini, quindi insomma, tante, ecco, vedere quante belle cose proprio a beneficio di chi ama ballare. E quindi facciamo appello a me, ma facciamo appello anche ai semplici ballerini che magari non sono contenti delle loro scuole o dei loro centri, che magari singolarmente da soli vogliono andare nelle balere, nelle gare, nelle orchestre. Ecco, noi vi diamo anche questa possibilità di accogliervi, perché magari noi abbiamo sentito
sempre girando attraverso questo lavoro che ci permette di essere on the road, quindi nelle sale da ballo, nelle scuole, nei centri anziani, di conoscere anche delle persone che dicono: ma io sono stufo di stare tutti i sabati col mio gruppo nella stessa balera a mangiare la stessa cosa. Ma... allora, per queste persone che come noi si camminai, noi siamo nati sulla strada praticamente, noi facciamo i chilometri, e quindi per quelle persone che vogliono un po' muoversi, magari fare qualche chilometro, vi do un'anteprima, stiamo cercando di organizzare i pranzi con ballo da qualche parte, stiamo cercando dei locali che ci piacciono, adeguati, dove si mangia bene, dove si mangia nel coccio, si beve nel vetro, dove ci sono le posate in metallo, dove ci sono questi comfort, nel tentativo di tornare nuovamente a portare le persone a fare le famose gite, a fare il divertimento a basso costo, ecco perché c'è la tessera, perché mai la speculazione è lungi da noi, e per darvi questi incentivi nello spostarsi, perché è bello, guardate, ve lo dice uno che ha girato tutta l'Italia, guardate, è bello, che ne so, magari organizzare, che ne so, un pullman per andare a ballare in Romagna, e noi stiamo pensando anche a quello, magari ci saranno, come fa Valente che fa il pullman per Sanremo, loro, guarda, è una cosa bellissima andare a fare un'esibizione di ballo sul teatro Ariston di Sanremo, ma io vi giuro, se io potessi presentare una serata sul teatro Ariston, ma io ci morirei su quel palcoscenico, perché è il sogno di un presentatore, mio modesto ruolo, piccolo presentatore quali sono da tanti anni, sogno mio andare all'Ariston di Sanremo a presentare una serata, e penso anche per i ballerini, per l'orchestra, per i cantanti, stare su un palco che è veramente d'avanguardia, emozionante, no? E credo che questo deve essere il sogno della persona che vuole vivere la vita, perché la vita, guardate, non è ridotta, mi dispiace dirlo, questi centri sociali che sono dei piccoli fortini, non si esce da lì, oppure si va sempre lì. Allora, perché limitare la provvidenza, ecco, usiamo questo termine, quando, io ve lo giuro, io ho girato tantissimo, ma c'è veramente tanto come divertirsi, che ne so, fare coppia con altri amici, con altre amiche, organizzarsi, che ne so, con una macchina, noleggiare una macchina, andare a ballare, che ne so, una volta in Romagna, una volta a Reggio Emilia, vedere, quindi, e conoscere, per poi raccontarlo ai nipoti, raccontarlo, ma anche per se stessi, perché poi c'è bisogno veramente di andare in situazioni che possono avere il diletto, ecco perché il ballo è dilettantistico, il ballo è divertimento, proprio perché c'è questa parte sì sportiva, ma c'è la parte ludica poi del ballo, che è quella poi prevalente. Allora, il nostro tecnico del suono mi dice che è pronto con quello che è l'intervista a Francesca del Gruppo Luna. Ci siamo allora? Oh ragazzi, al volo non c'è lo spot. Allora, un attimo solo, perché io ho bisogno di un bicchiere d'acqua, se no non posso fare la diretta. Dai, un attimo di buco professionale, si diceva una volta in radio, e poi passiamo alla diretta. Ancora insieme per un altro collegamento telefonico, questa volta per parlare di divertimento, di sabato sera, di canto, di musica, perché abbiamo in linea Francesca Bevilacqua del Gruppo Luna. Buonasera Francesca. Buonasera Tony, buonasera, tutto bene? Sì, tutto a posto, poi quando ci sentiamo vuol dire che va meravigliosamente bene, perché stiamo programmando qualcosa. A proposito, certo. Dove siete stati questo fine settimana? Allora, questo fine settimana siamo stati e siamo ancora in Calabria. Per musica, per attività musicali o per relax? Beh, questa volta per relax. Però, se non mi sbaglio, siamo pronti a tornare sabato prossimo? Sabato prossimo, sì, con un altro evento, con Magic Live, dove i nostri concorrenti dovranno imitare personaggi dello spettacolo. Tra cui ci saranno anche in giuria personaggi dello spettacolo. È una gara di cover, sì. Si canta e si imiteranno in tutto e per tutto questi grandi personaggi dello spettacolo. Quindi cover canora, perfetto. Allora, Magic Live si svolgerà a Sutri, a Fonte Vivola, il ristorante Fonte Vivola, provincia di Viterbo. Un bellissimo locale,
cioè si mangia bene. Ma sai a me cosa ha colpito? Ci sono i camerieri con la divisa ed è una cosa che non troviamo molto spesso. Spesso no, tu ci scherzi, ma spesso siamo serviti da persone in jeans, in scarpe da ginnastica. Hai lavorato in tanti locali, quindi le saprai queste cose che sto dicendo, non sono assurdità. Certo, no, non sono assurdità. No, in questo locale è un bellissimo locale dove c'è l'eleganza, cordialità, tutto, si mangia bene, si sta bene. Si spende anche poco, certo. Praticamente noi facciamo, loro fanno antipasto, pizza e bevanda a 15 euro. Sì, anche molto buone tra l'altro. Poi io sono una golosona di pizza. Che non ti dico, Tony. Senti, ascolta una cosa, poi avremo un'altra serata a Vasanello. Sì, il 29 ottobre. Praticamente ci sarà una gara di canto con dilettanti, ma sempre personaggi dello spettacolo in giuria, ovviamente, dove tu ci presenterai questa serata, nostro gagliardissimo, fortissimo Tony. Tu pensa, io devo andare quel giorno in un'altra regione e tornerò appositamente in orario per essere con voi quel giorno. Tu pensa che viaggio che svolgo molto volentieri, quindi mi girerò mezza Italia per essere con voi quella sera. Ti ringrazio Tony, per noi è un onore, lo sai, no? Averti con noi, insomma. Senti, dacci l'indirizzo e la location di Vasanello. Sì, è ristorante Le Piane, Vasanello, provincia sempre di Viterbo, ovviamente. Quindi dobbiamo fare tutte le stradine di campagna tra i nocchieti della zona per raggiungere. Sì. Possiamo già anticipare l'altra manifestazione, quella che sarà speciale? Saremo con la seconda edizione, la Grande Corrida. La Grande Corrida a Fontevivola, sempre Sutri, all'antica fonte, ma ci saranno fisarmonicisti, cantanti, poeti, eccetera, tanti altri personaggi, grandi personaggi. Ascolta, un'ultima cosa, torniamo un po', visto che avete questa esperienza, avete suonato in Calabria dove ti trovi in questo momento, c'è un altro modo di vedere la musica, di partecipare al ballo, alle serate nei ristoranti, in queste location dove vi accolgono, rispetto a qui che è la capitale? Ci sono altre mode, altre tendenze? Sì, qui ci sono vari locali, amano molto la musica, tra l'altro, quindi tu lo sai, in Bassa Italia poi si balla, si canta, ci si diverte, insomma, abbastanza. E a voi che arrivate dal centro Italia, arrivate dalla capitale, dal Lazio, che occhi hanno un approccio verso di voi? Sinceramente sono 25 anni che veniamo in Calabria, sono felicissimi sempre di vederci, ci accolgono veramente con un'ospitalità grandissima, favolosa, veramente, ma per sono persone speciali, particolari. Ecco, ma per l'occasione dovete cambiare un po' i repertori oppure suonate le solite cose, vi esprimete musicalmente con il solito repertorio che magari va bene anche qui nel Lazio? No, noi ci esprimiamo sempre con varie canzoni, sempre cambiando ovviamente anche un po' il repertorio, no? Certo. Una rinfrescatina, come si dice. Insomma, vi adeguate a quello che è il contesto della zona. Esatto. Adesso veramente per chiudere, chi vuole prenotare per queste belle serate, come vi può contattare? Sì. Guarda, tramite Facebook, Francesca Bevilacqua, oppure Tony, si possono contattare anche direttamente a te. Ok, allora visto che sono serate che noi le chiamiamo... Sei un carissimo amico, quindi tranquillamente. Ecco, aspetta, voglio precisare, visto che sono anche serate che noi chiamiamo del Musicando Dancing Tour, in qualche modo fanno parte della nostra Musicando, anche qui nel gruppo del club, perché noi abbiamo il club, come saprai, di amici di Musicando, va bene allora? Va bene, grazie. Bene, grazie a te. Grazie, noi ci vediamo il sabato, mi raccomando, Sì, non farò tardi, non ti preoccupare. Poi senti, io però un non bacio ti... grandissimo. Però pubblicamente devo dirti una cosa, io non so se sono in grado di fare il presentatore, tu sai che io non sono capace a presentare. Ma tu sei un grande, Tony, sei un grande in tutto e per tutto, sei una persona meravigliosa. Grazie, buona permanenza, alla prossima. Grazie, ciao Tony. Ritorna l'emozione di allacciare le scarpe da ballo, la frenesia di indossare l'abito adatto, la gioia di applicare il numero.
spirito di gara, la forza e l'entusiasmo di riprovare a vincere. Si apre la nuova stagione delle grandi competizioni di ballo, Coppa Fibes Dancing Match, il primo torneo di ballo unico e spettacolare nel suo genere, con gara integrata per balli in squadra ed una semplice combinata per balli in coppia. Coppa Fibes Dancing Match, torneo di ballo in giornata unica. Tutti possono partecipare, anche se affiliati con altri enti. La quota di partecipazione, come sempre, è popolare. Tutte le informazioni e i regolamenti li trovi nel sito fibesroma.altervista.org oppure scrivendo Coppa Fibes nei motori di ricerca. Coppa Fibes Dancing Match. Ricominciano le grandi giornate di ballo, sport e spettacolo. La Coppa Fibes Dancing Match è un'occasione unica. Non mancate! Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Per una pubblicità dinamica e vincente, affidati a noi. Affidati ai pionieri delle radio libere degli anni 70. La nostra comprovata esperienza ti consiglierà il modo giusto per la promozione dei tuoi servizi o del tuo prodotto. Affida il tuo nome e il tuo marchio ai professionisti di ieri per il tuo successo commerciale di oggi. Per la pubblicità su Radio Stap, chiama il numero 340 7559 392. Ecco qua, ancora in diretta, sono le 22, c'è un problema tecnico, caro tecnico del suono, quindi gioco di parole per dire tutto a posto, adesso sento perfetto anche sul ritorno in cuffia. Stavo dicendo che sono le 22:42 minuti primi, sempre in diretta da Stap Radio, STAP, si torna al passato ma si trasmette al presente. Se non c'è più nessuno che deve intervenire in diretta telefonica, io lentamente mi avvierei al termine della trasmissione. Puntata impegnativa, non c'è dubbio, per gli argomenti trattati, quindi danze orientali, abbiamo poi parlato con questo grande maestro, queste grandi attività che sono impellenti per quanto riguarda il ballo, la scuola. Abbiamo visto che Latina è una provincia per il ballo molto attiva, molto più di Roma, devo dire. Avete ascoltato da solamente un paio di maestri, ma io ne conosco altri due che poi vi porterò in diretta telefonica nelle prossime puntate, che anche loro fanno delle cose veramente straordinarie per quanto riguarda un certo tipo di ballo, le loro discipline. E quindi siamo molto contenti di avere questa, di aver attecchito con il ballo in TV, ballo in radio, anche su questa provincia particolare. Del resto l'abbiamo sempre fatto anche con la Telesimpati, poi avevamo altri canali che ci ripetevano sulle province del Pontino, quindi siamo molto, molto conosciuti. E allora a questo punto del programma, ecco, do l'ultimo avviso ai nostri non naviganti, ai nostri naviganti, perché si naviga in internet, giustamente si naviga, quindi noi siamo una stazione di rete, non a caso c'è la stazione marittima, la stazione aeroportuale, la stazione ferroviaria, chi naviga in internet c'è la stazione di rete e non a caso c'è Canale Danza, che proprio se andate a leggere su Canale Danza, che replica anche le trasmissioni del ballo in radio, lì hanno scritto la prima stazione multimediale di rete. Si sono inventati sta cosa, che è vera, perché se naviga rete, allora se tu navighi rete ti fermi nella stazione, nel caso che vi piace il ballo, è la stazione del ballo, il Canale Danza, perfetto. Allora do l'ultimo avviso a questi naviganti di rete: se volete intervenire telefonicamente sugli argomenti trattati, avete soltanto 2 minuti di tempo per mandare qui un messaggio sul gruppo pubblico di Facebook Club Amici di Musicando, e poi vi richiamerò subito. Abbiamo la linea libera in questo frangente, per cui approfittatene se desiderate promuovere le vostre serate. Vi anticipo che nelle prossime trasmissioni cercherò di portare chi dirige i locali da ballo. Li abbiamo annunciati, li abbiamo pubblicizzati, li abbiamo anche analizzati, vivisezionati qualche volta, e quindi ci sembra anche opportuno dare la voce ai gestori delle sale da ballo, ai proprietari, per cui se c'è qualcuno che vuole attivarsi per le prossime puntate, perché sappiamo che tanti ci ascoltano in silenzio, che magari vanno a cliccare il ballo in radio, allora perché non intervenite e dite la vostra? Visto come hanno fatto gli altri fino a questo momento, perché io credo sia importante avere un canale specializzato da tanti anni che vi dà la possibilità di
non solo farvi conoscere, perché non pensate, io per esempio abbiamo gli amici di Fiano Romano, secondo me una delle sale, sono 6-7 le sale bellissime, senza togliere niente a nessuno, però queste hanno qualcosa di particolare, e molti non conoscono che questo c'ha un parquet straordinario, Roberto De Fiano Romano, c'ha 10 cm di parquet, 400 metri, divanetti, è una baita di montagna che è veramente bellissima. Poi porto sempre degli amici che non sono mai andati in questa sala, e quando io li porto, ma possibile, ma io sto a Roma a 10 minuti, a un quarto d'ora, e non conosco una bellezza di sala così, e così tante altre, per esempio come la sala dove abbiamo fatto la finale, altre sale un po' particolari che si trovano nell'Interland e in altre province limitrofi, che sono veramente belle e che non sono conosciute. Ora, se i gestori delle sale capissero questo, che c'è qualcuno qui che sta blaterando al microfono per voi, che cerca di far conoscere la vostra sala, ecco, abbiamo sentito dal maestro Valente che c'è un'apertura adesso qui nella zona di Nettuno stagionale, apertura stagionale, invernale, ed è importante quindi lanciare questi messaggi, magari gli amici della zona sabato andranno a ballare lì, io ne siamo contenti, perché questo che significa? Che il ballo cresce, vuol dire che se cresce la sala da ballo, cresce il settore, cresce la gara, cresce il maestro, cresce la scuola, cresce l'orchestra, e qual è poi quello che fa chiudere il cerchio? Che noi continuiamo a esistere come ballo in radio o ballo in TV, perché altrimenti noi dobbiamo cambiare mestiere se il ballo viene a morire. Noi sappiamo fare solo questo, ecco perché ci affanniamo tanto affinché tutto il settore cresca, ma molto importante, deve crescere la competizione di ballo, e vi spiego anche il perché, poi chiudiamo la trasmissione. Ricollegandomi all'analisi di prima, secondo me la scuola di ballo, proprio perché ha questo compito di aggregare, di insegnare, soprattutto insegnare le tecniche, ecco, prima magari il consiglio che posso dare io, prima di mettere subito la musica, date anche qualche lezione di bon ton ai vostri allievi, date qualche lezione, so, ditegli chi è il campione di ballo di latinoamericano italiano, ecco, cerchiamo anche di fare un po' di cultura sul ballo, sulle danze orientali, da dove derivano il liscio, il valzer, la mazurka, dire che non sono italiani, che vengono da altre regioni confinanti del centro Europa, che noi li abbiamo importati, queste mazurke, queste polche, questi valzer, li abbiamo fatti un po' nostri. Ecco, queste sono cose che i balli, chi frequenta una scuola di ballo, chi balla al valzer, deve sapere questo. No, dice, perché molte persone, ve lo giuro, ballano il valzer e pensano che è italiano come stile di ballo. Non è così. Allora bisogna, a questo punto, chi deve fare informazione su queste cose? A scuola di ballo, il maestro di ballo deve prima sapere queste cose e poi trasmetterle. No, ma l'allievo viene qui, se vuole divertirsi, viene a ballare. E vabbè, però così poi rimaniamo gretti. Quando poi non c'è cultura, quando poi una nazione non ha cultura, diventa gretta, poi vengono a mancare i valori, viene a mancare questo. Certo, poi è chiaro, ognuno può fare spallucce, ma che me frega, io vado a ballare, qui siamo così. Però io credo che un pizzico di... Guardate, io vi giuro una cosa, conoscenza, sapere, e diventa potere poi, no? Quando vi trovate a parlare con gli amici, quando vi trovate magari a interagire anche in rete, magari non sapete che il valzer, la mazurka e il polka, anzi si dice tutto il, ecco, questa è un'altra cosa che molti non sanno, chiamano la mazurka, il valzer, allora è il mazurka, il valzer, il polka, il rumba, il ciaccia con l'articolo maschile, perché è il ballo del, non è la mazurka, il ballo del mazurka. E queste sono cose, un maestro del ballo, non so cosa vi insegna nei corsi e gli stage che andate di qua e di là a compiere, ma questo è fondamentale. Noi ci abbiamo messo pure, non pensare che noi siamo scienziati, se andate a sentire le prime puntate di Musicando dei 20 anni fa, anche io le chiamavo così, c'è da vergognarsi, poi si cresce, poi si va a scuola e poi le cose si imparano, maestro le insegna, l'allievo le impara. E quindi fino a 90 anni, fino all'ultimo respiro, non si finisce mai di imparare, no? Ed è bello che sia così. Ora, la scuola di ballo, secondo me, si salva
e quindi mi ricollego a quanto ho anticipato nei blog sugli argomenti e chiudiamo la puntata. La scuola di ballo si salva solamente se riesce a capire il maestro che deve creare due gruppi all'interno della sua scuola. Uno per il sabato sera, per le persone che semplicemente dicono che mi frega, io vado a ballare, giustamente, perché vogliono l'aspetto ludico del ballo, ed è giusto, perché il ballo nasce come divertimento. Poi ci sono altre persone che magari, come me, che eravamo fissati del pallone, dello sport, che volevamo la competizione, volevamo confrontarci con gli altri, e vogliono fare un qualche cosa per girare, vedere le sale da ballo, i palazzetti, andare a vedere altre squadre, altre scuole, altre cose, e vogliono compiere quest'altro tipo di lavoro. E questa, guardate, è la salvezza per la vostra scuola. Perché una volta che i vostri allievi si sono imparati a ballare di tutto, che motivo hanno più di venire a scuola? Se continuano a rimanere a scuola perché diventano amici del maestro o della maestra, quindi c'è poi questo rapporto che nasce fra allievo e maestra, e quindi qualche volta diventa bello e indissolubile, per carità. Oppure poi ci sono quegli allievi che, quando si sono imparati tutti, che cosa ci vanno a fare a scuola? Vanno dietro l'animatore di turno nella balera d'estate a fare l'acqua gym, a fare il zumba, a fare quello che volete voi, e non hanno più motivo di andare a scuola di ballo. Ecco lì che poi il maestro deve ogni anno mettere i volantini, fare i corsi nuovi, fare la ricerca di nuovi allievi, perché poi il gruppo che ha si sfalda. E questo si può evitare solamente con la competizione, perché un allievo è come la scuola calcio. Io stavo alla scuola calcio perché ogni anno c'era il campionato di allievi regionali, e io stavo lì nella società perché ogni anno andavamo a fare il campionato regionale. Altrimenti, se non lo facevano, io o andavo da un'altra parte o mi mettevo a fare un'altra cosa. E questa è la salvezza per la scuola di ballo. Ora abbiamo veramente terminato con la puntata di questa sera. Io vi ringrazio dell'attenzione. Vi do un arrivederci a lunedì prossimo. Per qualsiasi cosa contattatemi sul club Amici di Musicando il Ballo in TV. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento, che abbia degli ascolti notevoli come quelli delle settimane passate. Grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima occasione. Chi ci vuole vedere in diretta ci vedrà sabato cantare a Fontevivola, dove magari qualche momento di ballo cercheremo anche di metterlo. Grazie veramente per l'attenzione, buona serata a tutti e buon proseguimento con i programmi di Stapp Radio. Perché già è finito un'ora? Che peccato, questa radio è come la macchina del tempo, sono tornato indietro di almeno 30 anni. Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta, torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stapp Radio. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla. Alla prossima! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. Questa è Radio Staff. Si torna al passato. Che si sappia in giro. Ehi, non ci lasciare.